Il consigliere regionale della Campania, Giovanni Baldi del PDL, è stato posto agli arresti domiciliari nell'ambito dell'operazione dei carabinieri di Salerno, nell'agro Nocerino Sarnese, sul rilascio di falsi attestati di invalidità. L'operazione, coordinata dalla DDA di Salerno, ha portato all'esecuzione di 9 ordinanze cautelari agli arresti domiciliari e 5 perquisizioni domiciliari con sequestri. Il blitz effettuato questa mattina dai carabinieri di Nocera Inferiore ha portato anche all'arresto del cugino del consigliere regionale, Germano Baldi, consigliere comunale di Cava dei Tirreni, noto medico ed esponente di Fratelli d'Italia. Gli altri 7 coinvolti sono tutti medici e dirigenti della commissione invalidità ASL. Le false pratiche, secondo il PM Montemurro della DDA, coinvolgevano territori dell'agro Nocerino in primis, per poi estendersi anche a zone limitrofe. Beh, ci sono degli episodi, poi ce ne sono alcuni particolari, ce ne sono alcuni particolari che dovrebbero farci riflettere perché, per esempio, una pensione di accompagnamento ha riguardato una suora nell'esercizio persino delle sue ordinarie funzioni, diciamo, clericali.